È stato un saluto commosso quello che la città di Verbania ha tributato oggi all'ex assessore René Magistrini, ex presidente della Casa della Resistenza di Fondo Toce, scomparsa nei giorni scorsi all'età di 84 anni. Molti questa mattina si sono dati appuntamento nella chiesa di Renco per il congedo terreno della professoressa. Molti infatti i ruoli che ha saputo incarnare nella sua vita: mamma, nonna, sorella innanzitutto, ma anche insegnante, donna impegnata nella vita amministrativa e politica, strenua difensore dei valori della resistenza. Sono stati don Roberto e don Riccardo a celebrare l'esequie attorno alle figlie Monica, Oriana e Francesca, la sorella Silvia. Si sono stretti vecchi e nuovi amministratori comunali, ma anche diversi verbanesi che Irene Magistrini hanno conosciuta o semplicemente incrociata nel corso della vita. In segno di lutto, oggi la Casa della Resistenza, di cui ricopriva anche la carica di presidente onorario, è rimasta chiusa, istituzione retta per molti anni dalla Magistrini, prima come vice e poi come presidente. Oggi salutarti, ha detto a nome di tutti, grazie Ricchetti, è difficile, ti diciamo grazie per il tuo impegno e ti saremo sempre riconoscenti per il lavoro che hai svolto. Essere qui oggi, salutarti è difficile, ma doveroso per tutti noi. Della forte eredità lasciata alla città ha parlato il sindaco. Silvia Marchionini ha ricordato il primo colloquio avuto con la professoressa del Cobianchi circa 30 anni fa. Il mio ricordo ancora va alla sua umanità, alla sua capacità di mettersi alla pari dell'interlocutore. Marchionini, nelle ore susseguenti alla morte, ha parlato di Irene Magistrini come di un insegnante di impegno civile. Anche Aldo Reschigno ha ricordato il suo primo incontro con Irene Magistrini. Era il 1974, ha detto, io ero liceale. Lei, professoressa affermata, impegnata nella vita amministrativa della città. E rivolgendosi alla famiglia seduta nei primi banchi della chiesa di Renco, ha aggiunto: permetteteci oggi di dividere con voi i tanti momenti dell'impegno civile che hanno caratterizzato la sua vita. Ci lascia un'amica.